Bentornati a un'altra puntata del Gusto delle Stelle. Questa è una puntata speciale dedicata alla Coldiretti, realizzata in collaborazione con la Coldiretti del Veneto, in questo caso la Coldiretti veronese. Siamo con il presidente Damiano Verzacola, benvenuto a questa nostra puntata che avrà tra i temi un prodotto fondamentale, particolarissimo per queste terre, ossia il radicchio rosso di Verona, tant'è che siamo con il presidente del consorzio radicchio rosso veronese, Lorenzo Ambrosi. Parlando di Coldiretti, non possiamo non parlare di PAC, le politiche agricole comuni. Sì, questo è l'argomento che ci sta coinvolgendo in tutto e per tutto in questo periodo. La PAC entrerà in vigore dall'anno prossimo e abbiamo ancora pochi mesi per fare quegli aggiustamenti che vogliamo fare per renderla un po' più giusta nei confronti dell'agricoltura italiana, ma in questo caso anche veronese. Qualcosa si può ancora migliorare. Ecco, all'interno della PAC ci sono dei punti fondamentali, quindi politica agricola comune che si occupa di multifunzionalità, si occupa di filiere, si occupa di innovazione. Assolutamente sì, Verona tra l'altro rappresenta un po' tutti questi settori. La buona cosa della PAC è che si va verso una multifunzionalità e si dà più rilievo a quello che è la tutela del territorio. Questo per noi è fondamentale. Dobbiamo però anche non dimenticarci di quello che è il realizzo economico delle aziende agricole, per cui un aiuto anche in questo senso lo dobbiamo aspettarcelo, dovremo lottare per questo. Bene, con il presidente della Coldiretti veronese Damiano Verzacola avremo modo di parlare anche più tardi. Lo ricordo, qui siamo in un'occasione di grande festa perché siamo alla 7ª edizione del concorso Radicchio d'Argento e quindi ovviamente anche con Lorenzo Ambrosi fra pochissimo parleremo di Radicchio Rosso di Verona. A tra poco, sigla! E accompagnati da questo meraviglioso radicchio rosso di Verona entriamo nel vivo della nostra puntata del Gusto delle Stelle. Siamo sempre con il presidente della Coldiretti di Verona, Damiano Verzacola. Che cosa si sta facendo qui per promuovere l'economia rurale? Ma si fa tutto quello che si può fare, nel senso che noi stiamo implementando quanto più possibile la vendita diretta dei nostri prodotti. Siamo alla ricerca continua di DOP IGP, che ne abbiamo già abbastanza nel veronese, ma ne ricerchiamo degli altri. Il radicchio rosso è un IGP riconosciuta da qualche anno, ma è una delle nostre migliori IGP, delle più importanti. Diciamo che la vendita diretta assieme ai mercatini a chilometro zero sono quel veicolo che ci permette di farci conoscere un po' anche rispetto alla società e all'opinione pubblica provinciale, ma anche interprovinciale. Ecco Presidente, quando si è iniziato a parlare di chilometro zero, questa sembrava più un po' una moda, vero? Invece si è trasformata in una grande realtà, perché comunque al consumatore piace l'idea di avere il prodotto che è nato e cresciuto lì. Sì, e la soddisfazione ci viene data dal fatto che abbiamo continue richieste di apertura di nuovi mercati a chilometro zero e grande soddisfazione da parte dei nostri produttori, perché effettivamente 18.000 persone che visitano i mercatini veronesi ogni volta che c'è un giorno di mercato la dice lunga su quanto appeal trova anche con l'opinione pubblica, quindi soddisfazione da parte nostra, anche perché è un veicolo per far conoscere le nostre produzioni. E parlando di informazione, Presidente, che è uno dei punti fondamentali della PAC, voi state facendo molto? Sì, anche con queste trasmissioni che ci permettono di farci conoscere a livello regionale, magari anche più. Tutto ciò che non viene promosso e nominato, dichiarato, non esiste, per cui la promozione è assolutamente fondamentale. E noi a questo punto lasciamo la linea invece a Claudio, che si trova all'interno di un'azienda proprio per parlare di questo.
Un saluto a Savina allora e al pubblico del Gusto delle Stelle, ben ritrovati. Per quanto mi riguarda sono accanto a Lorenzo Ambrosi, che è presidente del consorzio di Radicchio. Mi scusi, ma presidente, so che lei stava meglio in compagnia di Savina, eh? Certo, era la migliore compagnia. Viva, viva. Allora, con lui naturalmente ci siamo già conosciuti un bel po' di tempo fa, sempre in occasione di una puntata del Gusto delle Stelle, però come mia abitudine, lui sta bene accanto a Savina, però io voglio venirlo a trovare qui, che è il suo habitat naturale, il suo posto di lavoro. È vero, presidente? Consorzio Radicchio Rosso Veronese IGP, ma che però ha un tessuto molto largo, perché non si parla solo della provincia di Verona. Certo, abbiamo 32 comuni della provincia di Verona, 12 comuni della provincia di Vicenza e 13 della provincia di Padova. Il comprensorio all'est veronese e le province limitrofe. Possiamo dare qualche numero, quante aziende, l'abbiamo detto, il tessuto l'abbiamo riassunto. Quante persone secondo lei, presidente, operano attualmente in questa realtà? Siamo circa sulle 400 aziende che lavorano nel settore del radicchio. Facciamo una media di 4-5 persone per azienda, sono circa 2.000 persone. Noi amiamo andare a scoprire la realtà di questi protagonisti, perché qui si parla ancora, passi il termine, di bontà, di cosa genuina, di cosa vera, perché qui i prodotti non sono trattati, vengono raccolti e le immagini che vedete lo testimoniano e vanno direttamente, dopo il procedimento che seguiremo, nelle tavole dei consumatori. Certo, sì, è un prodotto sanissimo, è un prodotto naturale, come diceva lei, è un prodotto che va venduto giornalmente, giorno per giorno, durante tutto il periodo di raccolta, vuol dire che normalmente non ha dei grossi stoccaggi in frigo di tanto periodo, ma va venduto fresco. E questa è la cosa più importante. Allora adesso noi dal campo seguiamo questa filiera, prima che arrivi da voi a casa, nelle vostre tavole, vediamo cosa succede nella sua azienda in modo particolare. Certo, vediamo la lavorazione, l'azienda mia dove fa la cernita, anche delle qualità, delle pezzature. Andiamoci, presidente. Con Lorenzo Ambrosi, presidente del consorzio Radicchio Rosso Veronese IGP, siamo passati dal campo alla sua azienda. Adesso, presidente, qui che cosa succede? Niente, abbiamo fatto dei cumuli che per fare l'imbiancamento. In questi cumuli per fare l'imbianchimento. Che cosa, in che cosa consiste? Consiste l'imbianchimento, vuol dire che le foglie, il cumulo, fanno di nuovi germogli all'interno del radicchio. Il radicchio si autoalimenta dalla radice col calore e fa. Ma buttiamo via un sacco di roba, sbaglio? Certo, in certi momenti si butta via grosse quantità di prodotto. E questo per garantire poi che invece quello che il consumatore troverà in tavola, troverà sempre nel famoso punto vendita, insomma è veramente il meglio del meglio che c'è. Certo, il prodotto di qualità con la maturazione giusta. E voglio ribadire che non aggiungiamo niente, perché lì nel campo lei non è che ci mette cose strane, insomma. No, è tutto un lavoro naturale, insomma, che si fa con le mani. Da qui adesso che cosa succede? Da qui in poi facciamo la confezionamento. E allora noi la seguiamo questa fase? Certo. Da che parte? Di qua, prima. E io sono pronto. Presidente, qui allora siamo veramente giunti alla fase conclusiva della lavorazione. Sì, siamo all'ultimo atto finale della lavorazione del radicchio. Io farei vedere all'operatore, farei vedere anche il logo che si identifica, il radicchio di Verona, così la gente a casa lo vede e poi lo va a cercare, perché più delle volte, sa com'è, il consumatore arriva, vede tanti prodotti davanti e fa un po' di confusione decisamente. Sì, questo qua è il nostro logo come consorzio, qua diamo una sicurezza al consumatore, qua siamo sulla qualità, l'eccellenza della qualità. Adesso devo farle una domanda alla quale sicuramente lei dirà che questo è il migliore che c'è in circolazione e non c'è dubbio. Che cosa di buono il vostro radicchio? Che particolarità ha, presidente? Adesso prima si parlava di imbianchimento. Questo qua è il passaggio finale che si fa per far vedere la qualità, soprattutto del prodotto, ma anche l'imbianchimento della costa. Questa qua è una costa croccante, bianca, matura, al punto giusto per avere un prodotto di grandissima qualità e soddisfare le esigenze dei nostri consumatori. Da qui si parte e si arriva direttamente alla vendita conclusiva, giusto? Però lei mi diceva nella sua sede non c'è una vendita diretta, giusto, presidente? Sì, lei si occupa della distribuzione, però
Io adesso ho congedo il presidente e vorrei che voi mi seguiate anche nel prossimo intervento, perché andremo a conoscere invece una realtà sempre in provincia di Verona, dove il radicchio veronese viene venduto direttamente al consumatore. Intanto io ringrazio allora Lorenzo Ambrosi, con il piacere di averlo ritrovato. Salve, Lorenzo. E lancio la linea alla nostra Sabina. Torniamo a parlare di radicchio rosso, ma soprattutto della sua promozione. Siamo con il direttore della Coldiretti di Verona, Pietro Piccioni. Cosa si sta facendo per promuovere questo prodotto importantissimo per questa terra? Si deve fare di più di quando lo si sta facendo sicuramente, e questo è un invito anche al mondo istituzionale affinché concentrino le risorse e le energie su un percorso che lo inserisca all'interno di un cesto di prodotti tipici del nostro territorio. Oggi una promozione fine a se stessa ha una motivazione che trova una sua logica molto circoscritta, in quanto stanno scendendo le risorse a disposizione, per cui secondo noi va inserito in un discorso di una promozione molto più allargata del territorio, affinché si faccia sinergia con le altre produzioni e possa andare a occupare quegli spazi e accompagnare le altre produzioni in spazi che altri hanno già conquistato. Ecco, però a parte la promozione, il consumatore sembra essere ben informato, sia chi cerca il radicchio rosso di Verona è perché vuole quel tipo di radicchio rosso. Stiamo cercando in qualche modo che il consumatore riconosca questo prodotto, riesca ad identificarlo, e tutto qui un po' un pochettino la chiave di volta di una promozione sana e seria di un territorio, riuscire in qualche modo a legarla fortemente con le tradizioni, con la cultura. Ecco per cui l'evento di questa sera non è altro che un modo per aprirsi a uno squarcio di società che in qualche modo, degustandolo con i piatti tipici del territorio, ne riesca poi a saltare le qualità e a distinguerlo rispetto agli altri radicchi altrettanto buoni ma che non sono radicchi di Verona. E adesso il gusto delle stelle torna nel territorio, in esterni, dove c'è il nostro Claudio, che è andato dove, direttore? Alla nostra azienda, leader del settore, Campolunco Enrico, che è un'azienda nella quale potremo in qualche modo andare a vedere in campo direttamente questa stupenda coltivazione. E allora linea Claudio, ciao! Vi avevo anticipato che saremmo andati a trovare un'altra realtà che riguarda la provincia di Verona, soprattutto che riguarda Coldiretti Verona. Sono accanto ad Enrico Campolongo, dell'omonima azienda. Sì. Possiamo parlare con te di una scelta di vita, Enrico, perché tu, a differenza di un'azienda che siamo andati a visitare prima, non fai una vendita alla grande distribuzione al mercato. Tu hai fatto una scelta di vendere direttamente al privato. Perché? Perché la mia azienda non è un'azienda di grosse dimensioni, la grande istituzione richiedeva anche forse produzioni diverse, e ho concentrato la vendita al privato, piccolo dettaglio. Questo negli anni mi ha dato soddisfazione. E questa è la cosa più bella, no? Soddisfazione personale, parlare con la gente, e poi anche economicamente qualche soddisfazione. Sì. Decisamente. Passione di famiglia anche però, no? Sì. Noi veniamo da una... sempre coltivato i campi, il nonno, il papà, abbiamo sempre lavorato in questo sistema. Insomma. Quanti ettari coltivi tu nella tua azienda? In totale intorno ai 12 ettari. Anche non solo meno. Il veronese, anche altre robe, ma abbiamo un bel po' di prodotti da vedere, da assaggiare eventualmente. Quindi quando si occupa del veronese ci si occupa sempre di prodotti di stagione, comunque, perché la mia è una vendita quasi totalmente di prodotti della mia azienda, insomma. Secondo la stagione si trova il prodotto. La qualità. Quindi, e la qualità. Possiamo concludere dicendo cerchiamo qualità, la qualità e non quantità. Qualità sì, e non quantità. Non grosse produzioni, ma buone produzioni. Ma di buona qualità. Lo aggiungiamo noi, di qualità. Enrico, io ti ringrazio, è stato un piacere venirti a trovare. Piacere è stato mio. La linea adesso ritorna alla nostra Sabina, che continua naturalmente a scoprire i prossimi protagonisti della nostra trasmissione. Eccoci alla concorso interregionale Radicchio Rosso, e prima di lasciare la loro serata il presidente della Coldiretti di Verona Damiano Berzaccola e il presidente del consorzio Radicchio Rosso di Verona Lorenzo Ambrosi, io vorrei sapere come sta andando in questo momento il mercato del radicchio rosso veronese. Il mercato attualmente ha un prezzo abbastanza soddisfacente, il prezzo medio del mercato ortofrutticolo di Verona è una base di 1,10 euro, 1,20 euro. Ecco, quindi sostanzialmente siamo contenti del mercato agroalimentare in questo momento nella zona.
Allora, se parliamo di ortofrutta non possiamo dire che è stata una buona annata. Adesso il radicchio è vero, c'è un minimo di riscontro sotto l'aspetto economico, ma bisogna dire che c'è stata una produzione molto 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 scarsa, quindi l'auspicio è che ci sia un 2012 migliore, ma il 2011 non è stato un bel anno per l'ortofrutta in genere. Ma visto che stiamo parlando di prodotti meravigliosi, una curiosità, ma voi siete anche dei bravi cuochi? No, io mi affido a mia moglie. E lei, presidente? Io sono come il nostro presidente Damiano, mi affido a mia moglie anche io. Va bene, allora non ci potremo affidare a loro per conoscere qualche ricetta sfiziosa sul radicchio rosso di Verona. Termina qui questa parte dedicata alla Coldiretti veronese. Prosegue la nostra serata qui alla settima edizione del concorso Radicchio d'Argento.